Sopravvivere è un termine forte, ma nel caso del lavoro di attori calza perfettamente. Qui si racconta su un set. Iscriviti al canale, imparerai a comportarti prima di arrivare sul set, mentre si gira e anche quando è finito le tournage. Avevo promesso la spiegazione del perché essere attori sul set è un lavoro estremamente solitario. Nel prossimo video ti parlerò del fatto che essere attore sul set è un lavoro molto, molto solitario. Ecco, soprattutto nelle giornate in cui non ci sono altri attori sul set, sentirete tutta la troupe parlare di macchine, di lenti, di inquadrature e voi non ci capirete un bel nulla. Vedrete che avrete un sacco di tempi morti mentre montano la scena e le luci. Vedrete anche che da voi si aspettano che siate veloci e precisi. Quindi fate sì che questo vostro non sapere nulla di lenti, di macchine, di obiettivi sia un punto a vostro favore. Approfittate di questo tempo in cui la troupe chiacchiera mentre monta per ripassare la parte mentalmente, ad alta voce, fermi nello spazio, per concentrarvi e anche per provarla in mille modi diversi. E quando tutti i preliminari saranno terminati, da voi si aspetteranno l'impossibile, e cioè il buona la prima. Avendo ben ripassato ed essendo molto concentrati, performerete certamente meglio che non se avete passato un paio d'ore a guardare foto su Instagram o a postare foto di quanto siete fichi sul set. A proposito, sui social mai postare foto del set. Mai. E, come potete intuire da questo messaggio, ho fatto anche questo. Su un set in cui si raccolgono immagini ed audio, la sequenza è questa e viene ripetuta in questo ordine. Motore e qualcuno alla camera risponde partito. Audio e qualcuno all'audio risponde partito. Entra un tizio con in mano questa cosa e a un certo punto dice robe strane tipo scena 1 prima e fa questo. A proposito, vatti a vedere questo video dove spiego perché si usa il chuck nel cinema sonoro. Infine qualcuno dice azione. Fino a questa chiamata. Azione. Cara attrice, caro attore, cari attori, evitate di osservare incuriositi il mondo strano che vi circonda e le 10.000 persone che hanno gli occhi su di voi. State concentrati e pronti ad agire. Se volete potrete accennare molto lentamente l'inizio del movimento che dovrete fare all'azione oppure un piccolissimo atkaz. Un chi? Non è una parolaccia. In russo atkaz significa rifiuto, è un movimento opposto a quello che dovrei fare durante l'azione. Per spiegare questa teoria servirebbero settimane. Per il momento accontentati di questa dritta. È importantissimo partire all'azione. Iniziare a recitare non appena la clapperboard ha battuto è un errore da principiantissimi. Ti prego, evitalo. Spade. 70 apple, take 3. Set. Set add. Background. Nel prossimo video scopriremo alcune cose che un attore non deve assolutamente fare sul set. Ricorda di iscriverti al canale. Non avrai mai a pentirtene, Ray. E commenta qui sotto per farmi sapere se il video ti è piaciuto, ma anche se hai qualche domanda a cui proverò a rispondere. Io la sequenza di solito è questa. Questa. Iniziare la parte non appena Iniziare la parte non appena ti dicono azione è un errore. Non è quello, l'errore è un altro. Tutto è un errore.